Ragazzi, questa è la mia zuppa di cozze gourmet. Ciao ragazzi, da Chef Nunzione. Oggi, in occasione dello Giovedì Santo, una ricetta classica, la zuppa di cozze gourmet. Ragazzi, ovviamente per una buonissima zuppa di cozze gourmet ci vuole tutta roba fresca, pescato del giorno. Non vedete le buste, non fatevi ingannare, perché per mantenere le cose fresche vanno ingustate, ovviamente. Non come i ristoranti da 4 soldi che li mettono lì fuori esposti. Se fanno malamente, vai giù. Ma andiamo, è una ricetta veloce. 38-37 minuti e siamo a tavola. Ragazzi, adesso andiamo a preparare il nostro brodo di latte, che con il quale cuoceremo le nostre cozze. C'è chi lo cuoce nell'acqua, olio. Per me latte e acqua. E le cozze non è che vengono gustose, succose. Si crea un sapore divino, gourmet. Classico campano, doc. Gli altri invece usano solo l'acqua, acqua del rubinetto piena di calcare. Io invece, per il mio ristorante, è solo la qualità, latte fresco appena munto. Ragazzi, adesso andiamo ad aprire tutti i nostri prodotti freschi. Un filo d'olio, veraci, bellissime ragazzi, bellissime. Questi sono dei nostri mali. Vai. Queste qua adesso le lasciamo 20 minuti e sono pronte, eh. Devono cuocere, ragazzi, devono cuocere. Non potete fare shue questa ricetta. Mamma mia, ragazzi, guardate, i nostri prodotti freschi, olè! Ragazzi, adesso la regina del piatto, la cozza, già sgusciata perché a tavola si spasserano. Mio segreto, questa è una piccola chicca che adesso vi dico. La cozza, cuocetela nel latte, così più sapore, è buonissimo, oggi fidatevi. Mamma mia, addori male. Ragazzi, adesso il nostro ultimo misto lo mettiamo qui insieme alle vongole, eh? Sempre fresco, mamma mia, tu mi farei stare qui. Peccato che non potete sentire l'odore di mare, di freschezza. Bellissimo! Ragazzi, ovviamente, seguendo sempre le regole HPCCP, io tocco sempre le cose con i guanti. Ragazzi, quando arriva questa cottura, che inizia a fare la crosticina attorno, lì è il momento, si dice che a zuppa ti stai chiamando brodo, il brodo di latte, eccolo qua, ecco qui, bellissima. E che pasquetto che vi faccio fare, che pasquetto. Ragazzi, questo è un momento importantissimo per la procedura del nostro piatto. Cacciamo la cozza dal latte, perché guardate, si è ambulpata la cozza, e com'è bello questa cozza. E la mettiamo dentro, sempre alla regina, la regina del piatto, la cozza. Mamma mia, meglio dello champagne, ragazzi, bellissimo. A posto, ragazzi, adesso è pronta. Come lo possiamo capire che è pronta? Perché guardate il colore che si è creato nel nostro brodo di latte. Gliene aggiungo un altro po' per imbianchirlo un po'. Però guardate com'è buono, vai giù. Non c'è niente da fare, mi supero sempre. Potete solo copiare. Allora, ragazzi, nella zuppa di cozze c'è chi mette il crostino, il tarallo, il crostone di pane. Ma diciamo che nella mia zuppa di cozze ci mettiamo il plasmon, e voi direte perché. Allora, per farci capire, iniziamo intanto a impiattare il plasmon. E mo questo lo andiamo ad aggiungere sopra il nostro plasmon. Bellissimo! Mamma mia! Non ho parole. Ragazzi, ai zuppi cozze, senza un russo. Non è zuppicozzo, vai giù. E vi accontento anche questa volta. Andiamo. Mamma mia. Adesso, ragazzi, tocco finale. Plasmon a guarnizione. Mamma mia, ragazzi. Che cos'è? Superatemi. E adesso, vai giù, mi dispiace solamente che voi non la potete assaggiare. Ma io assaggio, sono troppo curioso. E che tu dica a fa, vai giù. Ragazzi, questa è la mia zuppa di cozze gourmet.